Buonasera a tutti. Prima di iniziare la trasmissione volevo ringraziare e sottolineare l'ottimo lavoro svolto da Claudio Iacono lunedì scorso, che ha brillantemente sostituito me, che ero assente dall'isola. Parliamo del calcio, logicamente questo è il nostro argomento principale, il calcio di eccellenza e di promozione. Molto bene l'Ischia che supera il momento no con una vittoria schiacciante contro il Villa Literno, molto bene anche il Varano, perdono purtroppo Real Forio e Procida. Però prima di presentare gli ospiti abbiamo preparato una clip per presentare un calciatore che è qui in studio con noi, le immagini. Questi gol, presentiamo l'ospite Ugo Invernini, grazie per essere con noi. Buonasera Enrico, buonasera a tutti. Poi abbiamo con noi Angelo Iervolino, dopo un anno durante il quale gli abbiamo fatto quasi la corte per averlo con noi, arriva qui nei nostri studi. Logicamente c'era una politica societaria che impediva ai tesserati di essere alle trasmissioni. Comunque Angelo, grazie per essere con noi. Grazie a voi. E Giuseppe Buono della nostra redazione che ci darà il suo importante contributo. Apriamo la nostra trasmissione proprio con Angelo per fargli un po' le domande che avremmo voluto fare l'anno scorso e non siamo mai riusciti a fare. Allora Angelo, innanzitutto stagione che si completa con i playoff, purtroppo la sconfitta contro il San Marzano in trasferta e in effetti si spengono un po' quei sogni che erano stati anche un po' alimentati durante la stagione. Tu sei soddisfatto della stagione l'anno scorso? Beh, assolutamente sì, nel quadro complessivo ovviamente della stagione, per come poi ovviamente era stata posta l'attenzione su di noi, nonostante poi ovviamente le difficoltà, no, che può avere una squadra fatta da tutti i solani, contemporaneamente ovviamente con tanto orgoglio di portarla avanti, però poi ovviamente giocare contro corazzate o comunque contro squadre che poi hanno la facilità di fare un mercato diverso, per quello che potevamo fare, ritengo l'annata molto 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 soddisfacente, a parte la posizione in classifica, poi come parlavamo anche prima della trasmissione, Dopo ci sono state un po' di qualcosina numeri. Di più e quello è importante, ma ripeto, ricordo tante volte, tante conferenze stampa dove magari gli addetti ai lavori, no? Quando voi giornalisti venivate nelle conferenze, mi si diceva questo, no? che stavamo facendo molto di più di quello che potevamo fare ed è anche... siamo arrivati lì, quarti in classifica, giocandoci l'ultima giornata un secondo posto che poteva valerci un posizionamento migliore per quanto riguarda i playoff, però poi il calcio è fatto anche di questo, di episodi, abbiamo magari sbagliato l'ultima partita che ci poteva appunto portare a quel secondo posto, ma va bene, diciamo così. Senti, possiamo dire che l'anno scorso un campionato molto anomalo, 3 gironi da 13 squadre, probabilmente era facile anche arrivare tra le prime 4, però diventava difficile poi salire perché anche le prime non venivano promosse direttamente. Sei d'accordo? Sono d'accordo in parte, perché non era facile secondo me arrivare tra le prime 4, non per i numeri, quanto per il fatto che appunto la classifica, essendo appunto un girone ridotto, era molto molto corta, quindi nel caso in cui una squadra che poteva
magari ambire a posizioni di classifica, diciamo, da fino ai quarto posto, diciamo, playoff, con magari una mezza sconfitta puoi trovarti addirittura nei playout. Invece penso che quest'anno, appunto, fortunatamente c'è la possibilità di trovare veramente i valori reali delle squadre nel corso di tutta l'annata. Con 34 partite, alla fine si può sbagliare, si può fare una disamina iniziale sul valore delle rose, ma poi alla fine credo che poi su un campionato del genere i reali valori vengano fuori. Quindi più partite ci sono e più la squadra, diciamo, meglio attrezzata ha modo e Assolutamente sì. tempi di Assolutamente potersi sì. far valere. Tra l'altro avevi un calciatore a metà servizio, l'hai avuto. L'anno scorso un incidente brutto che ti ha fermato, Sì, vero purtroppo verso fine ottobre mi sono rotto il crociato. Ugo? Quindi fermo un'intera Sì. stagione. Poi volevo chiederti, ma certamente a te piace più giocare vicino alla porta, però ti abbiamo visto terzino, esterno, centravanti. Qual Attaccante, è? punta attaccante. Cioè, Disposto pure a scendere di una categoria pur di sì, far l'attaccante? Ok, convieni che. convengo assolutamente perché con Ugo l'anno scorso inizia prima purtroppo dell'infortunio, iniziamo un percorso appunto su questo ruolo che almeno io pensavo fosse il suo ruolo più congeniale, almeno nella rosa che avevamo l'anno scorso. Ha fatto, mi sembra, 4 gol fino all'infortunio. Abbiamo iniziato un percorso carino dove magari nei pre-post allenamento facevamo qualcosina con lui, appunto per aiutarlo in questo nuovo ruolo, in questa nuova posizione. Però purtroppo poi l'abbiamo perso durante tutto l'anno. Beh, io come fisico rivedevo in lui un certo Luca Toni, c'è una certa somiglianza. Beh, è un paragone importante, Vabbè, o si però fanno i paragoni o non si fanno, giusto? ne parlavamo in questi giorni con lui, che poi alla fine ci sentiamo spessissimo. La sua scelta di andare adesso dove è a Barano, secondo me è stata la scelta più giusta per poter appunto ritornare al suo 100% con il ginocchio, con appunto avere l'aria del campo, delle guerriglie tra virgolette con i difensori, ed è importante. Poi la speranza per lui, che glielo auguro con tutto il cuore perché gli voglio bene, è quello che poi i suoi numeri possano portarlo ad altre categorie. Poi hai messo pure un po' di massa muscolare, quindi quella non Ad un anno guasta. fermo. Ti ha aiutato, dai, Sì. anche l'età, si matura e tutto. Giuseppe, un giudizio sul nostro centravanti. Oh, ma lui sta facendo non bene di più. È un giocatore che nasce attaccante, poi con Mister Monti incomincia a girare un po' tutte le parti del campo, se non sbaglio, terzino, esterno. E via dicendo, l'anno scorso inizia di nuovo con Mister Iervolino, prima punta, poi si fa male, quest'anno subito in campo, anche se qualche volta fa qualche ingenuità, si fa buttare fuori, si fa espellere, perché se la prende un po' troppo, comunque è uno che i numeri li ha e le statistiche parlano chiaro. Beh, Che lui, io numero di penso piede che hai? Scusami, quella. 45, non Diciamo che non è il piede del è il piede da calciatore. Però per calciatore. mantenerti in piedi c'è bisogno di una bella. Tutto proporzionato. Sì. Prego, Angelo. No, nulla, appunto, dicevo quello, avvaloravo quello che diceva Giuseppe. Con lui l'anno scorso ne parlavamo di questa nuova idea, diciamo così, nuova, o meglio, riproporre quello che faceva da bambino. Che secondo me lui, non perché qui adesso con noi, ma nelle nuove generazioni degli attaccanti dell'isola, è quello là che poi può farsi valere assolutamente. Che poi gli altri sono tutti piccolini, diciamocelo pure. Beh, vabbè, gli altri sono piccoli, qualcun altro diciamo è arrivato, cioè, Piccoli come struttura, sì, altri hanno, diciamo, sono avanzati tra virgolette con l'età. Lui quindi. è quello là, tra virgolette, che può della nuova generazione poter far bene. Torniamo all'anno scorso, chiedo alla regia di farci vedere una schermata con tutti i risultati della passata stagione. Se te ne eri dimenticato qualcuno. Adesso rivediamo tutti. Via. Questo è il Questo è bisogno il. generale. Prego, Giuseppe. Leggiamo un po' pure
Girone di andata, Girone di andata. 25 punti, 19 gol fatti, 9 subiti. Sì, le partite, le scuole in arancioni sono state le partite in casa disputate dall'Ischia. Un'Ischia che alla terza perde la prima partita contro la Futurana, che poi straccia il campionato. Frattese, poi vittoria con la Frattese, Orsano Antonio Abate, pareggio con Neapolis, Mondragone, Maddalonese, Savoia, vittoria sul campo del Forio, vittoria sul campo del Barano, poi perde con il Napoli United e vince in casa con l'Albanova. Girone No, d'andata che si conclude, torniamo al girone d'andata, che si conclude con 25 punti, 19 gol fatti e 9 gol subiti. guardando queste partite, quale ricordi con maggior piacere e quale con maggiore amarezza? Beh, sicuramente con piacere la vittoria con la Frattese in casa, che facemmo molto molto bene. Poi anche al ritorno facemmo una super partita lì, e quella lì è una delle partite che ricordo con Col piacere Forio no, di il derby, questa. una vittoria 3-0 a Forio. Ma non è una questione di derby, è una questione che erano le prime partite lì, no, con la Frattese, quindi comunque era una squadra da dover mettere insieme, cambiare tante cose. E poi con piacere e con amarezza contemporaneamente anche con la Puteolana, perché lì facemmo una grande partita È proprio sotto gli alla occhi di fine, allo tutti. scadere, Sì, al prendeste gol. 95esimo prendemmo gol, anzi prendemmo rigore, nonostante una grande partita. Infatti anche i tifosi lì, ricordo all'epoca, ci fecero tanti, tanti complimenti, nonostante poi la sconfitta, che poi era forse meritata. Voltiamo pagina, Poi vediamo pure il vabbè, giornale. abbiamo, no, vabbè, quei 4 X, che purtroppo lì Neapolis, Mondragone, Maddalonese e Savoia. potevamo fare qualcosa in più, sicuramente, che ci ha tolto qualche punto nel computo totale. Beh, diciamo che poi vedendo le squadre, con il Napoli è stata forse quella partita che si doveva vincere, che un pareggio a Mondragone, Sì, quel anche se Mondragone. come valori, sì, come dici tu, come valori il Napoli assolutamente, però purtroppo Neapolis non è mai stata una partita facile per nessuno su quel campo, e potevamo portarla a casa sicuramente, forse di più di quelle là, dove sono più amareggiato di quei 4X, è la Maddalonese. Lì potevamo vincerla, abbiamo sbagliato tantissimo sotto rete. Potevamo far meglio e portarla a casa con i 3 punti. Ok, vediamo l'altra schermata. Dove? Passiamo adesso all'altra schermata, al girone di ritorno. Qui in effetti 26 punti nel girone di ritorno, un punto in più, 41 gol fatti, 18 subiti. In effetti l'amarezza, possiamo dire, le ultime due partite, due pareggi, è forse proprio quella con l'Albanova, che è No, una partita sottotono da parte quella con dell'Ischia. l'Albanova sicuramente è il cruccio più grande, appunto perché ci poteva portare a un posizionamento di playoff diverso. Col Napoli United comunque era difficile, anche se Ha eravamo in dimostrato che è casa, una buona squadra il Napoli. assolutamente sì, anche adesso l'ho vista spesso. E poi vabbè, la Puteolana, in casa perdemmo, ma ricordiamo un pochino com'è andata la Sì, mi partita. Ci ricordo siamo una mangiati palla un lunga che arriva. gol al 90esimo, Ma anche un gol un poco stupido Massimo De preso. Luisa di intorno. massimo, Permettimi di dire, un gol anche stupido, palla sì, quello lunga, preso portiere sicuramente fuori sì. posizione, colpo di testa, palla che va in porta. Poi se mi rimetti un attimo la grafica, perché altrimenti. Certamente. Vabbè, con piacere, l'ho detto prima, Frattese, facemmo una partita stupenda, veramente stupenda. E poi l'altra partita bellissima dal punto di vista prestativo, perché fu bello anche, tra virgolette, no? Sentire i tifosi avversari farci complimenti per come abbiamo giocato fuori casa sul campo del Savoia al Giro. Purtroppo prendemmo gol anche lì al 93esimo su un calcio d'angolo. Giocavamo in 10 uomini già da più di mezz'ora, eravamo in vantaggio 1-0. Però dal punto di vista, poi, ripeto, del computo della classifica, quella con l'Albanova alla fine sicuramente si doveva far meglio. Senti,
Campionato che poi dopo ovviamente finisce con la sconfitta contro il San Marzano. Ma per quanto riguarda questa stagione, tu ritieni che tutti avete lavorato in sintonia o hai trovato degli ostacoli che hanno un poco danneggiato il tuo lavoro o hanno ostacolato il tuo lavoro? Ma no, assolutamente no, nel senso che sicuramente come in tutte le aziende, non solo del calcio, quando si inizia bisogna poi rodare delle cose, no? Quindi lo stare insieme ci avrebbe aiutato ancora di più a far meglio, secondo me, quest'anno. E vabbè, non è stato così, ma potevamo sicuramente, assolutamente un po' fare meglio tutti quanti, ma perché è una crescita complessiva di tutta una società che passa dall'allenatore, dai giocatori, dai dirigenti, dai presidenti. Sicuramente si poteva crescere e fare qualcosa di meglio. Quando hai saputo che non saresti stato confermato? L'hai saputo? Hai avuto erano voci che giravano, sicuramente l'avevo intuito. Non c'è stata nessuna telefonata da parte della società? Ci siamo sentiti più in là, diciamo, dopo, in preparazione, ma però si era intuito probabilmente la cosa. Quando è mentre che eri stato contattato dall'Ischia per poter sedere sulla panchina? Non ho capito, scusa. Quando sei stato contattato invece dall'Ischia per sedere sulla panchina dell'Ischia prima della stagione? In che momento? Anche lì la voce da giugno circolava. Io ricordo che da giugno già c'era il tuo nome. Diciamo anche da prima. Da prima. Sì, sicuramente la voce la sentivo anch'io perché noi eravamo all'Acco, no? Sì, era ancora la stagione Covid, certo, dell'Acco, e anche i ragazzi magari me lo dicevano, però era sostanzialmente una voce dettata secondo me dal fatto che stavamo facendo bene all'Acco, si giocava bene, c'era un bel calcio, sostanzialmente cercavamo di esprimere qualcosa di carino, e quindi probabilmente si poteva associare questa cosa a una crescita ovviamente professionale, però dal punto di vista effettivo di quello che poi c'è stato veramente con l'Ischia Assist e quindi con i presidenti da Bundo e Buono, sono stati non mi ricordo preciso la data, però comunque si parla dei primi giorni di luglio. Ma chi ti ha contattato? Da Bundo, Buono, Taglialatela, chi di questi tre ti contattò? Tutti quanti. Ah, insieme proprio ci fu? Sì, no, insieme, vabbè, comunque. La telefonata da chi tutti arrivò? La prima. La prima è difficile. Non ti ricordi. Va bene, la stagione si chiude, subito dopo la sconfitta col San Marzano si dimettono Pino Taglialatela e Lubrano. E poi anche Lubrano qui in televisione, ma anche Pino Taglialatela, dichiarano: non avevamo un rapporto diretto con Iervolino spesso ci scavalcava, aveva rapporti solamente col presidente. Per questo motivo si dimettono loro due. No, attenzione. Pino disse... No, lo so. Quello che ha detto. No, io lo so, le ho viste, le ho letto. Pino disse che si dimise appunto perché lui non aveva, non si tra virgolette rispecchiava nel come il presidente intendeva la società, che comunque il presidente sentiva l'allenatore. Vabbè, poi Lubrano l'ha detto in questo modo qui, non so se... Se vuoi lo possiamo... Lubrano sono due cose diverse, ma a parte però quello... Si sono dimessi entrambi nello stesso momento. Sì, vabbè, ma non è quello il punto. Se vuoi possiamo risentire Lubrano. Non c'è bisogno, penso che l'abbiamo detto. Cioè, assolutamente. Non voglio essere strumentale, io ti riporto. No, ma figurati, che... con Pino ci siamo sentiti anche durante il periodo del centenario, ci siamo sentiti, gli ho fatto gli auguri e tra virgolette gli auguri e comunque dato merito del fatto che l'Ischia se esistesse ancora e per fatto di poter festeggiare il centenario era anche grazie a lui che si è prodigato appunto per far sì che esistesse. Lui mi ha risposto tranquillamente, anzi mi ha invitato al campo dicendo che sono sempre il benvenuto, quindi tutto il resto è un pochino in più di qualcosa che secondo me
passato non esiste più, anzi secondo me dobbiamo solo concentrarci nel tifare e far sì che l'Ischia possa vincere il campionato, punto e basta. Sei qui giusto per questo, facciamo le domande, Angelo, No, no, ma figurati, non per fare posso rispondere polemica. tranquillamente. Allora, se volevi rispondere a No, assolutamente. queste cose che loro Poi logicamente sei lì. avevano detto, no, ma io allora non è ricordo, no, 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 assolutamente, un fatto di informazione, non è un ti fatto. ripeto, ricordo bene quando Pino si dimise in trasmissione, non ricordo di preciso. Disse questo, che lui comunque non si trovava con come il presidente intendesse la società di calcio, quindi col ruolo del rapporto tra presidente e allenatore. Il presidente, da quel che so io, il presidente si è comportato in ugual modo con me e con gli allenatori precedenti. Quindi se sentiva gli allenatori è perché il presidente Noi voleva far così. facciamo le domande per avere delle risposte, No, non no, e penso. ti dico, almeno ti dico quello che io ho vissuto, poi Probabilmente quello che c'è loro si sono sentiti dietro. un poco esclusi dal rapporto, ritenendo che come direttore generale e quant'altro dovessero fare anche da filtro nel rapporto col Bah, presidente. sicuramente, Forse assolutamente nella potrebbe essere società stato è così. così. Le Assolutamente così. società funzionano così, dovrebbero funzionare in questo modo. Ok, però ti ripeto, come ricordo, anche poi il presidente quando fece l'intervento, mi sembra proprio qua come primo intervento delle sue dimissioni, disse che lui si è comportato in egual modo con me, anche per esempio con i precedenti con Il Mister Monti, quindi alla fine è rapporto come il presidente intendeva il rapporto con l'allenatore, è il suo modo vabbè, di lui intenderlo. probabilmente il presidente Dabbuno intendeva il rapporto con un allenatore manager all'inglese, quindi le altre figure finiscono un po' in secondo piano. È più una cosa, diciamo, societaria che alla Sì. fine nostra, che, ti ripeto, con Pino e Mario, credo che abbiamo fatto assolutamente un buon lavoro nel computo degli interessi della società, ed era l'obiettivo più grande. Altra domanda, ti aspettavi che poi alla fine Dabbundo se ne andasse e restassero Pino Taglialatella e Mario Lubrano? No, nel senso, credo soprattutto nel progetto che aveva il presidente ancora in testa, no? Erano E 7 anni. sì, quindi diciamo c'era ancora tra virgolette tempo per il suo progetto. Quindi credevo che poi alla fine rimanesse su di lui, credevo che rimanesse. Avrebbe preso qualche calciatore dalla Sì. terraferma, Sì. Sì. quindi avrebbe cambiato un po' il suo progetto, perché oltre quello era difficile andare. Sì, vabbè, lui lo sapeva, l'avevamo già, diciamo, parlato dopo San Marzano. C'era ovviamente, si era capito che per fare uno step in più bisognava aprire a fare qualcosa di diverso. E credo che forse avrebbe fatto, no? Probabilmente non 10-15 persone. 10-15 giocatori, ma credo che qualcosina dove magari si poteva ritenere che erano mancanti l'avrebbe fatto. Quindi in effetti avrebbe un po' rivisto le sue posizioni. Tu che hai partecipato a quel gruppo l'anno scorso, ti aspettavi che poi dopo in effetti si cambiasse così a 360 gradi con un progetto ambizioso, con risultati che stanno venendo, però mettendo un po' da parte il progetto isolato? Sì, un po' anche noi nello spogliatoio pensavamo che magari se non avessimo ottenuto i risultati massimi, cioè risalire in Serie D, sarebbe cambiato qualcosa. Perché comunque avevamo rischiato di salire l'anno prima in Serie D, non ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti neanche l'anno scorso, quindi penso cambiava qualcosa, qualcosina cambiava. Ok, chiedo alla regia di fermarci un attimo per andare in pubblicità e dopo rientriamo per vedere risultati, classifiche, immagini dell'Ischia capolista e vedere anche i gol del nostro ospite Ugo Invernini. Pubblicità. Sull'isola di Ischia, per l'accoglienza di qualità, Cala degli Aragonesi.
La Cala degli Aragonesi è l'approdo da diporto per vivere la vacanza a mare tra comfort e tranquillità. L'efficienza dei servizi, la comodità della struttura, la professionalità del personale, gli alti standard tecnologici, l'attenta sorveglianza, il rispetto della privacy ti accolgono in un 5 stelle del mare. Tanti ed esclusivi servizi, sia in banchina sia sul territorio, per risposte precise alle tue esigenze. Sull'isola di Ischia, nel porto di Casamicciola Terme, Cala degli Aragonesi. L'accoglienza a mare, a 5 stelle. Ciao, siamo il Trio Medusa e volevamo raccontarti di Caterina, che quest'anno è riuscita ad andare spesso al parco con gli amici. Poi c'è Michela, che con resilienza è riuscita a completare i suoi obiettivi nel mondo del lavoro. E che dire di Mario, è un portento nel mondo dell'hockey, non riusciamo più a farlo uscire dal campo. Perché questa normalità possa continuare per chi come Caterina, Michela e Mario soffre di distrofia muscolare, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Ordina il caffè di Wildm su giornatanazionale.wildm.org. Hotel Re Ferdinando, una scelta di prestigio per cerimonie, matrimoni, eventi. Hotel Re Ferdinando, 4 stelle leisure per illuminare il tuo giorno più importante. Hotel Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Per la tua pubblicità scegli Tele Ischia e porti la tua azienda direttamente in casa dei tuoi potenziali clienti. Allarga i confini della tua azienda. Il nostro obiettivo: far crescere la tua azienda. Il tuo risultato è il nostro risultato. Allora, torniamo in studio e entriamo nella stagione attuale 22-23. Allora, adesso abbiamo parlato finora di quella precedente con mister Angelo Iervolino. Adesso ti chiediamo dei commenti tecnici e tattici proprio su questa stagione. Però prima risultati e classifiche. Ottava giornata, Albanova batte Atletico Calcio 4-1, Napoli United, Cerano 5-4, Savoria, Casoria 2-4, vittoria del Pompei sul campo della Maddalonese 1-0, vittoria dell'Ercolanese contro il Real Forio 2-0, vittoria dell'Ischia Calcio contro il Villaliterno 3-0, vittoria del Sant'Antonio Abate contro il Montecalcio 4-1, vittoria del Savoia contro il Giova Capriana Capri 4-1 e lo 0-0 tra Pomigliano e Massa. Vabbè, il Saviano ha perso 2-4 con il Casoria, avevi per sbaglio detto Savoia. Vabbè, c'è il risultato scritto per fortuna. Vediamo la classifica. Ischia in testa a 19 punti, Napoli United 18, il Cranese 16, Pompei e Casoria 15, Albanova e Villaliterno 14, Pomigliano 12, Maddalonese, Sant'Antonio Abate e Cerrana 11, Savoia 10, Atletico Calcio 9, Saviano, Massa Lubrense 8, Real Forio 6, Capri 4, Montecalcio 2. Vabbè, facciamo in bocca al lupo al nostro Gennaro Monaco che si trova sulla panchina del Capri Ana Capri. Lunedì prossimo faremo anche un collegamento da remoto con Gennaro Monaco. Vedendo questa classifica, l'Ischia secondo voi è la più forte oppure logicamente c'è da lottare con un lotto di squadre per vincere questo campionato? Inizio da te che hai parlato un po' di meno, Ugo. Come vedi questo campionato? Io penso che l'Ischia quest'anno deve vincere. Ma è ben attrezzata. È attrezzata bene, è forte ogni partita, penso, cioè domina sull'avversario. Diciamo che di altre squadre che possa fare da competizione all'Ischia penso solo il Pompei, che io non sto seguendo tanto, mi hanno detto che il Pompei ha fatto una buona squadra, però attualmente le cose non stanno girando bene. Giuseppe, tra quelle di vertice si parlava del Villaliterno, però sì,
lo scontro diretto, in effetti, rivediamo un attimo le immagini della classifica, lo scontro diretto in effetti ha fatto capire che c'è una bella differenza tra l'Ischia e il Villa Literno. Villa Literno aveva qualche assenza sicuramente, però una squadra che prende due gol fino ad oggi e poi ne prende tre di quella maniera, io qualche domanda me la vorrei fare. Infatti poi tra l'altro anche un dirigente lì era rimasto, si era vergognato, che poi voleva venire prima a parlare con noi, poi non è più venuto a venire a parlare, e comunque è stata anche una situazione secondo me particolare lì all'interno della società. Volevo vedere anche di nuovo la classifica, perché secondo me una squadra che farà molto molto bene oltre al Pompei, anche l'Albanova, secondo me è una squadra completa che mo piano piano sta incominciando a fare risultati, e poi il Pompei che si dice che è una società che ha speso davvero tantissimo, non so se uscirà piano piano come ha fatto il Savoia l'anno scorso o rimarrà in questa situazione quarto quinto posto. Angelo, io vedendo questa classifica e sentendo i commenti noto che manca sempre qualcuno che parla del Napoli United, che poi dopo alla fine diventa la bestia nera di tante, ma a volte anche per le isolane. Qual è la tua opinione? Questo Napoli United va preso in considerazione? Concordo con voi, con quello che avete detto, con tutti quanti voi. Allora, parlo dalla fine di Giuseppe. Il Pompei sicuramente è una squadra che è costruita con tanti giocatori importanti. Anche un budget elevato. Un budget elevato, vabbè, non è l'unica, però c'è giocatori importanti delle categorie superiori. Sono due partite, se non erro, che ha cambiato allenatore, prendendo Carannante dal Savoia, che l'anno scorso fece l'exploit, diciamo, dall'inizio dove aveva dei problemini e poi è arrivata, secondo me, ad essere forse quella dietro al Savoia, dietro alla Puteolana, veramente una delle squadre più quotate dell'anno scorso. Purtroppo quest'anno il Savoia non fa parte di quelle perché ha tantissimi problemi, e quindi c'è tra virgolette una pretendente alle prime posizioni in meno. Poi il Napoli United, tu dicevi che nessuno prende in considerazione, è partito un po' così, un po' in sordina, qualche partita l'ha persa in Coppa e anche all'inizio del campionato, l'ho vista giocare tante volte, come ho visto tutte le altre partite, ma ancora oggi gioca un bel calcio, devo dare atto a quella squadra, a quella società, perché Maradona, assolutamente, al mister stavo arrivando a dire questo. Ha perso la prima partita di campionato col Villa Literno 1-0 e poi ha fatto 7 vittorie consecutive. Ma a parte le vittorie, ripeto, l'ho vista giocare, perché poi la vittoria deve essere la vittoria così come la sconfitta deve essere sempre analizzata. Ma gioca un buon calcio, ma soprattutto ha dei giocatori di qualità, con forse rispetto all'anno scorso a meno forza fisica, ma invece quest'anno ha tantissima, veramente tantissima qualità tecnica. Può essere un limite di questa squadra quella di voler costruire dal basso? In effetti l'anno scorso ci ha impressionato proprio per questa anche sicurezza di giocare sempre la palla, però a volte c'era l'errore, ma l'errore logicamente fa parte del calcio. Questo è un dibattito lungo che possiamo ovviamente... lo fanno grandi allenatori, quindi siamo noi, diciamo così, a parlare di un qualcosa che ripeto, è un dibattito grande con cui seguo, ovviamente adesso leggo, studio, mi aggiorno, giro, ed è un grosso argomento. Io credo che loro invece abbiano un vantaggio, quello di aver dato continuità a quelle idee. Questo è il vantaggio che ha il Napoli United, quindi è importante non sottovalutarlo, ma soprattutto quello che loro pensano di fare, ci provano a farlo, è un po' tra virgolette quello che penso, è che bisogna cercare appunto di crearselo tra virgolette il destino, perché poi buttandola sempre in avanti poi come dice ovviamente qualcuno di più importante di noi come De Zerbi, poi è uno sperare di quello che possa accadere in avanti.
Loro ci provano, ci stanno riuscendo, ma è importante sapere come puoi vedere di arrivare a quel punto. Non è solo il fatto di volerlo fare per scimmiottare qualcuno, ma appunto capire quelle che sono le caratteristiche della tua squadra e dove vuoi arrivare con quel modo Va di fare. anche detto che giocando la palla dal basso, se la squadra avversaria ti pressa, è vero che rischi, però se esci dal pressing hai opportunità di Assolutamente, ma poi giocate ripeto, importanti, come ti no, ho Angelo? detto, loro hanno qualità tecniche importanti, quindi se riesce in quella giocata, poi dopo si trovano con delle superiorità in Con delle avanti che situazioni. fanno veramente male. E poi vabbè, a parte Pompei, ripeto, Napoli United, l'Albanova è costruita anche per stare lassù, quindi ci si aspetta ovviamente che possa diciamo, guadagnare posizioni. E poi anche l'Ercolano ha fatto bene, sta facendo benissimo. Fece, se non erro, X qui al Mazzella, alla prima di campionato. Quindi io credo che l'Ischia, torno alla tua prima domanda sulla classifica, l'Ischia sicuramente è un campionato da lottare, è un campionato che bisogna giocarsela. L'abbiamo vista poi 2 partite fa, no? Sì, la scorsa settimana purtroppo con il Massa-Lobrense, quindi bisogna giocarsela con tutto, perché Anche in poi Coppa Italia con la Cerrana. ti chiami Ischia, sei l'Ischia, sei prima in classifica, quando vai lì è ovvio che loro hanno delle motivazioni maggiori di affrontarti. Però l'Ischia può essere veramente, secondo me, la Pudolana dell'anno scorso, quindi stracciare, tra virgolette, il campionato molto prima. Il Real Forio l'anno scorso retrocesse, quest'anno è stato ripescato, però si trova sempre lì in basso. Il Barana ha preferito fare il campionato di promozione. Questo Forio, secondo te, dovrà soffrire tanto per uscirne? Beh, io credo che il Forio abbia, secondo me, tutte le carte in regola come rosa per poter uscire da quell'impasse, perché le squadre avversarie poi sono secondo me, del suo livello. Ha guadagnato degli acquisti, secondo me, importanti come Mario Sogliuzzo, che secondo me è un grande giocatore per la categoria, Mario Pistola stesso dall'Ischia. Quindi Beh, a secondo corso ne ha. Parlo di quelli là, diciamo, vecchi dell'Ischia, no? E quindi penso che, ripeto, abbia tutte le carte in regola per poter uscirne fuori. È ovvio che debba trovare la giusta unione di intenti, perché soprattutto in campo, no? Bisogna dare Bisogna iniziare a fare punti, un'unione. no? A parte i punti, però i punti li fai solo con l'unione di intenti, quindi essere connessi tutti quanti, ovviamente tra tutti i giocatori scesi in campo, giocatori, allenatore, società, quindi tutto quello che corre per poter remare in una sola direzione e soprattutto farlo ma con forza, farlo con forza senza lesinare, diciamo, energie. Ok, chiedo alla regia adesso di iniziare a vedere i filmati, iniziamo logicamente con l'Ischia, bellissima vittoria, le immagini. Anche se il cronometro comunque è partito e si inizia con Matute che lancia sulla sinistra, rimessa dal fondo per Merola. Ischia ben messo in campo e quindi la palla dietro, attenzione, trofa il portiere Cane Davide! Trofa, l'Ischia passa subito in vantaggio, ma che insalata che ha fatto il Villa Literno. 2 minuti di gioco, l'Ischia è in vantaggio. Poi c'è stato prima l'errore di Dioma, poi la buona chiusura di Dioma, ma la palla c'era ancora Simonetti, il cross, trofa al volo. Villa Literno, l'Ischia lascia ben 3 giocatori avanti, il cross con il tacco, gemito la traversa e poi ancora non entra. Ancora il cross sul primo palo. Poi la palla arriva fuori area di rigore. Un destro Camone. Palla per Simonetti sulla sinistra. Simonetti rientra, chiama palla trofa dall'altra parte. Trofa di prima per De Simone. Che gol dell'Ischia Calcio. La palla più difficile, però Simonetti bene per Matera in area di rigore. Matera ha riuscito ad entrare. Tutti i lanci completamente sbagliati. Arcamone adesso prova a accelerare sulla destra. Palla per Patin, la palla resta lì. Di prima perde il tempo della giocata. Recupera Florio però sulla destra. Palla
palla per Trofa, potrebbe anche calciare da lì, lo fa. Giocata con il tacco. Ancora la palla resta lì, Padilla per Simonetti. Simonetti col destro. Inizia il secondo tempo tra Ischia e Villa Literno. Per Padin, riesce a tenere la palla in campo, palla fuori area di rigore, Simonetti a giro. Da Simonetti, la palla non passa, poi Matute di testa, recupera. De Simone che prova il destro. Di Monte. Ancora Severino in difficoltà, altro errore clamoroso, Simonetti, Simonetti per Scalzone, 3-0 Ischia, ma altra insalata clamorosa della difesa del Villa Literno, il gol se li fa da solo. A battere Simonetti in contro Floro che gli restituisce il pallone. Moretti mette il cross, palla per Matute che palla per Patalano che riesce a tenerla in campo, riesce a passare su Dioma, mette il cross, Cibelli! Zone non calcia, chiama palla Arcamone, non viene servito. Allora Patalano per Florio, Florio tiro cross, Rita prova a mettere il cross, la palla Scalzone! Rimpallo, la palla resta lì, Scalzone per Patalano. Siamo al 94esimo, fischietto in bocca per il direttore di gara, finisce qui. Ischia batte 3-0 il Villa Literno. Abbiamo visto le immagini, mister, una buona Ischia, un Villa Literno che però ha dato poco contrasto a questa formazione gialloblu. Beh, troppo forte l'Ischia oppure una squadra un po' troppo svagata il Villa Literno? Beh, l'Ischia in questa gara ha fatto bene, molto bene, benissimo, e forse il Villa Literno non ha rispecchiato sostanzialmente quella che era la classifica con cui si presentava al Mazzella, però c'è da dare atto ovviamente all'Ischia che poi sul campo nostro del Mazzella fa sempre, ovviamente può fare sempre la differenza, comunque con tanti giocatori di qualità nel reparto offensivo che poi la porta la vedono molto bene. Senti, se dico Padoin, Simonetti, Matute, ne dimentico tanti, quale giocatore ti piace di più di questi arrivati? Beh, sì, li dimentico anch'io, però sicuramente adesso sta facendo molto bene Simonetti, perché da quell'estro in più in avanti, ma poi ovviamente insieme a lui c'è Padin che sta facendo reparto tra virgolette del reparto centrale da solo, che si vede che è un giocatore che ha delle grossi doti. Però non dobbiamo secondo me anche dimenticare chi già c'era, che sta facendo bene, come Davide ovviamente, Filippo, Chiarello, Di Costanzo, cioè un po' tutti quelli là che c'erano, e poi nuovi innesti anche isolani, no? Che poi possa essere Giovanni Vito, Ballirano, lo stesso Giovanni Mattera, non so se dimentico qualcuno, Matteo Arcamone che si sta ritagliando uno spazio importante adesso da under, dopo le presenze della Chicco ovviamente, tutti quelli che c'erano, io parlo di un po' di quelli là che sono isolani tra virgolette nuovi, no? Come Giovanni Vito e Giovanni Balliran. Giuseppe, rivedendo la partita, il film della partita, cosa c'è da dire? Un Ischia straripante, un Villa Literno che proprio nel reparto difensivo ha dimostrato delle lacune quasi inaspettate. Diciamo che fare un errore del genere al primo minuto di gioco non ti aiuta di certo. Avrebbe detto Lidl, ma abbiamo preso gol quando eravamo ancora al ristorante. E diciamo perché... che il Villa Literno è stato al ristorante per parecchio tempo. Hanno avuto l'occasione al 14esimo minuto con quell'attacco nella parata di Gemito, quella valle sbattuta sulla traversa e altro. Ma oltre a quello il Villa Literno non ha fatto nulla, errori difensivi
clamorosi, possiamo dire, ma non solo sui gol, anche in tante altre situazioni dove l'Ischia però non ne ha approfittato. È una partita che è brutto da dire, ma è finita via l'Iterno 3, l'Iterno 0. Praticamente l'Ischia ha dominato, ha avuto sempre in mano il pallino del gioco, ma come ho detto nella domanda dell'intervista sia a Buonocore che a Damorosetti, i gol se li ha fatti il Villa Literno. Poi l'Ischia ha legittimato la vittoria con una prestazione. Tra l'altro il secondo gol, sempre una difesa completamente schierata male, però anche un'Ischia capace di gol trovare da calcio a 5, palla sull'esterno, palla di prima sul secondo palo, e De Simone ha dovuto solo appoggiare una palla in porta. De Simone, per esempio, è un ragazzo che all'inizio era infortunato, quello viene dalla Puteolana, ha vinto il campionato con la Puteolana l'anno scorso, è un giocatore di grandissima qualità, di grandissima corsa, secondo me è uno dei migliori che è arrivato qui a Ischia insieme a Matute. Anche Matute è un giocatore che anche ieri ha dimostrato di essere un giocatore di altre categorie. Beh, hanno tecnica, tattica, corsa e anche sono giocatori testa che completi, che se ci fossero stati anche l'anno scorso probabilmente l'Ischia avrebbe fatto lo stesso campionato. Ok, abbiamo qualche immagine da rivedere? Abbiamo qualche immagine di Maviola dell'Ischia? No, partita senza dubbi. Senza dubbi, anche molto corretta, giusto due cartellini gialli che sono arrivati al 75esimo tra l'altro, quindi è stata una partita molto tranquilla e corretta. Ok, andiamo a vedere l'intervista. Sì, abbiamo visto Enrico Buonocore. Vittoria 3-0 in casa con il Villa Literno, una partita quasi perfetta, un Ischia che praticamente non rischia nulla se non su un calcio d'angolo, anche se possiamo dire due gol se li sono fatti loro. Sì, abbiamo avuto la fortuna che hanno fatto due errori, abbiamo avuto la fortuna che gli mancavano due o tre giocatori importanti, però oggi la squadra è stata attenta in fase difensiva, abbiamo concesso pochissimo e quasi niente, sono stati bravi. Voglio questo, che vengano in avanti i difensori e vengano a prenderli in avanti, siamo stati bravi. Abbiamo sempre il problema di muovere un po' la palla troppo lentamente, però oggi la squadra ha fatto molto bene, è stata applicata per tutta la partita. Credo che il risultato sia giusto. Le partite le vincono i giocatori, delle volte hai delle intuizioni che poi ti possono andare bene o ti possono andare male. Giovanni è un giocatore per noi molto importante. È un ragazzo che qualsiasi ruolo lo fai giocare, è veramente per me una sorpresa. L'anno scorso giocava in promozione in Sardegna, l'abbiamo preso ed è un valore aggiunto per questa squadra. Davide è un punto di riferimento, può fare tante cose, oggi ha giocato in quel ruolo lì, ha fatto gol, ma sono molto contento che ha fatto gol, che si è sbloccato, perché lui lavora molto per la squadra, ogni tanto una cosa personale, fare gol penso che sia per un giocatore importante. Sono molto contento che Davide abbia fatto gol oggi. Noi siamo questi, poi è normale che delle volte non riusciamo a farlo e abbiamo subito quello che abbiamo subito, no? In 10 minuti mercoledì scorso e domenica scorsa la partita a Massalbetti. Questa è l'Ischia che deve essere adesso, il fatto che noi purtroppo non siamo più in Coppa, siamo usciti dalla Coppa Italia. Ci dispiace molto, però ci permette di allenarci tutta la settimana molto bene e prepararci domenica per domenica. Ci dispiace essere usciti dalla Coppa Italia, però adesso noi abbiamo tutta la settimana sempre per prepararci molto bene. Tutti quanti, perché noi se riusciamo a muoverci quando non abbiamo la palla, a giocare veloce, che oggi l'abbiamo fatto a tratti, siamo una squadra importante. Poi dopo il fatto di avere un campo che ce lo permette di fare, perché è un campo molto grande, noi siamo abituati, tante squadre giocano sul sintetico e noi giochiamo sull'erba, quindi per noi è un vantaggio, no, questa cosa qui. Abbiamo dei giocatori di corsa, dinamici, sono contento che oggi anche De Simone ha fatto gol, ha fatto secondo me 60 minuti di buona partita. Lo dobbiamo portare a giocare per 90 minuti, anche se lui come caratteristiche non avrà mai un rendimento costante per tutta la partita, però è un giocatore che noi
è un giocatore di inserimento, un giocatore che è abituato a inserirsi, a fare gol come l'ha fatto oggi, per noi è molto importante questo. Mister, volevo sottolineare anche la prestazione di Matute, che oggi più delle altre volte è venuto ancora più dietro la linea dei difensori a prendere palla, le loro azioni partivano sempre da lui, e poi da sottolineare il secondo gol quasi da calcio a 5, possiamo dire. Sì. No, vabbè, Kelvin è un giocatore che può anche sbagliare due palle, si sbaglia una palla, se la va a riprendere, ha grande personalità, ha grande voglia di vincere le partite e le trasmette ai compagni di squadra. Per me è un piacere averlo conosciuto e avere la fortuna di poterlo allenare, perché per me è un giocatore imprescindibile per questa squadra qui, perché ha grande carattere, noi facciamo l'eccellenza, ma lui si cura tutta la settimana come professionista. E nello spogliatoio i miei ragazzi, vedendolo allenare, vedendolo come si prepara tutta la settimana, imparano. Allora, torniamo in studio. Allora, insoddisfatto Enrico Buonocore, perché logicamente si veniva da due sconfitte, certamente ha dato una mano il Villa all'interno, però la prestazione dell'Ischia non può essere messa in discussione, comunque una prestazione di qualità. Prego Giuseppe. Sì, molto contento anche di come la squadra ha tenuto in mano il pallino del gioco senza rischiare niente, senza concedere niente, ha elogiato la pressione che ha fatto l'Ischia sempre impeccabile, infatti ha recuperato tantissime volte il pallone, ma non so se per merito dell'Ischia o per demerito della squadra avversaria. Ha elogiato Giovanni Mattera, che ieri comunque ha giocato come terzino sinistro e ha preferito Trofa alto a destra, e comunque lì ha avuto anche ragione, perché lì Trofa al primo minuto è stato bravo nella pressare il portiere, diciamo il portiere poi. Beh, ha colto l'errore del portiere ed è passata in vantaggio. Quindi un Buonocore molto contento di questa partita e della prestazione dei suoi ragazzi. Vabbè, quindi in effetti si va avanti, e si dice pure, io ho letto e sentito delle dichiarazioni, ci può essere probabilmente qualche altro momento difficile, logicamente come ci stanno in tutti i campionati, non è che chi vince sempre, sarebbe troppo bello. Anche perché quest'anno, rispetto allo scorso anno, è un campionato con 18 squadre, sono 34 partite, invece l'anno scorso ne erano 26, quindi ci sono ben 8 partite in più da giocare, quindi sicuramente ci possono stare altre partite dove l'Ischia lascerà punti, ma come le lasceranno anche le altre squadre. Quindi però, come abbiamo sottolineato, più è lungo il campionato più viene fuori la qualità della squadra più forte. Assolutamente, poi comunque in questo caso l'Ischia ha una rosa profonda, c'ha cambi importanti anche dopo, diciamo, i primi 11, quindi ci sono tutte le carte per poter far bene, appunto, ripeto, poterlo vincere, anche vincere molto molto bene. Dispiace ovviamente, come dicevi tu, delle partite che magari possano nascere storte, perché per esempio a Massa l'Ubrense è uscita storta, ma nel percorso di un'intera stagione ci saranno ancora, ma sarà importante poi gestire quel momento e superarlo e andare avanti per la propria strada, per l'obiettivo. Dispiace ovviamente per la Coppa, perché la Coppa è sempre bella poterla giocare, anche se sei infrasettimanale, però ti dà sempre tanti stimoli, ti dà l'idea di come preparare una settimana diversa, e quindi dare degli obiettivi nuovi ai giocatori. So che appunto ovviamente dall'anno scorso per i tifosi era un obiettivo importante, quindi anche perché dà delle opportunità in più anche in fase Coppa. di successivo, per la stagione successiva, assolutamente. Poi per l'Ischia ha un sapore di più, non arrivando da tanti anni la Coppa, ha un sapore maggiore.
però sbaglio, adesso l'ultima coppa vinta con Migliaccio allenatore. Sì, se non erro dall'anno scorso, da quello che Carosello, assolutamente, che ricordiamo con il collaboratore di Migliaccio era Mister Serappo, in effetti si muovevano. Sì, ricordiamo il Mister Carosello. Persona per benissimo. Assolutamente. E niente, appunto, se non erro dall'anno scorso quando giocavamo, poi dopo ci fu quell'attimo di che facevamo tantissime partite per i recuperi che saltavano partite per il Covid, eccetera, eccetera. Ci trovavamo a fare il mese di dicembre di giocare tutte le settimane, anche infrasettimanale. E appunto dicevamo che arrivavamo in semifinale, perdendo quella semifinale, potevamo lì anche lì, è un cruccio che mi porto a fare meglio per poter arrivare in finale, giocarci alla finale col San Marzano al Menti di Castellammare. È da quell'anno lì, sono circa 18 anni che non ci si arrivava in semifinale di Coppa. Penso che aiuta anche chi gioca di meno, chi trova meno spazio magari può dimostrare in Coppa il suo valore, l'importanza. Quindi si gioca la chance. Sì, perché non c'è comunque una rosa come l'Ischia, comunque una rosa ampia, ha tanti giocatori in tanti reparti, quindi magari c'è per forza qualcuno che non trova spazio, quindi magari poteva approfittare della Coppa Italia per mettersi in mostra e dire al mister che anche lui è importante. Va anche detto che le sconfitte uno non le vorrebbe mai subire, però sono quelli momenti di riflessione che permettono anche alla squadra di crescere. Vero? Certo, ma assolutamente, se le si prende nel modo giusto, abbiamo detto l'anno scorso tante volte, l'ho sentito con piacere al mister Buonocore che saluto, e come ho fatto all'inizio diciamo di questa stagione a luglio gli faccio i miei veramente sinceri in bocca al lupo e auguri di poter vincere e far benissimo anche nelle vittorie l'ho sentito, l'ho detto l'anno scorso, l'ho sentito a lui mi sembra giovedì, non ricordo bene, anche la vittoria è da analizzare, non è solo la sconfitta, quindi però il calciatore raccoglie più il messaggio dopo la sconfitta e dopo l'errore assolutamente sì, però poi ovviamente per poi gli addetti ai lavori è importante leggere anche nella vittoria. Per il calciatore il piglio in più diciamo è quando rosichi e quando perdi. Certo. Ok, abbiamo visto l'Ischia, prego Giuseppe, passiamo al Forio. Altre immagini, purtroppo risultato diverso per il Forio, che non riesce a trovare la strada giusta per conquistare i tre punti. Le immagini. Ultima sfida tra queste due formazioni risale all'Eccellenza 2015-16. Allora l'ercolanese di Mister Squillante si impose per 2-1. Sembra tutto pronto per il calcio d'inizio, partito in questo momento il primo pallone di Marca Granata. Subito caccia all'esordio stagionale dal primo minuto. Cerca subito il lancio profondo a cercare Minicone, il pallone passa, poi è bravo il numero 6 di Micco a chiudere tutto e fa ripartire l'azione dei suoi. Ancora Nicola Spesce da Amorillo uno sguardo al centro, il cross, il pallone è basso, è buono per Longo spalle alla porta, prova a girarsi, viene trattenuto, tutto regolare secondo il direttore di gara. Dialogano i due, ancora Pesce per Raiola. Raiola vede la sovrapposizione di Amorillo che entra in area di rigore, viene allacciato e c'è calcio di rigore su Kevin Amorillo al minuto numero 4. Parte Michele Longo, il tiro di Longo e il pallone passa, l'ercolanese è subito in vantaggio con il più classico dei gol dell'ex. Michele Longo al quarto minuto sblocca la gara. Pesce alza la testa, ancora l'inserimento di Amorillo, Amorillo allarga ancora per Raiola. Raiola sterza, rientra in area, il pallone al centro, il pallone passa. Va corto Raiola da Amorillo, pallone al centro, il pallone passa. Longo non riesce ad agganciare, ma il pallone resta lì. Poi Monti, senza badare troppo allo stile, spazza via il pallone. Partire con Sangari, poi è Sogliuzzo che cerca un filtrante per Sirabella che ha un po' di spazio. Sirabella il cross sul secondo palo, esperimento la prolunga di testa, mandandola in fallo laterale nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Fatto da Raiola, intanto parte Sogliuzzo sul primo palo a beffare Uliano. Larga ancora Pesce, dall'altra parte c'è Raiola, che si sono scambiati ora Minicone e Raiola. Raiola ancora in area di rigore, scivola, poi viene sgambettato e ancora calcio di rigore. Ingenuità da parte di, ci è sembrato, Castaldi. In trasferta contro il Capri, parte Raiola. Il tiro di Raiola, il raddoppio dell'ercolanese.
al minuto 46, l'Ercolanese raddoppia ancora su calcio di rigore e intanto finisce il primo tempo con l'Ercolanese avanti di 2 gol. Il cross in mezzo all'area di rigore, il pallone passa, colpo di testa di Rubino che però non vede la porta, la manda lontano con un calcio d'angolo battuto corto da Sorrentino per Minicone. Minicone la mette al centro, il pallone passa, il colpo di testa di Pesce che rilancia in avanti a cercare Savio, colpo di testa all'indietro, pallone per Sogliuzzo, ancora Savio, chiedono una posizione irregolare, il pallone passa, esce Uliano in presa alta, la mette giù al limite dell'area, ancora Mosca, ci prova Mosca, il pallone altissimo, fischia il direttore di gara, parte Sogliuzzo direttamente sulla barriera, ancora Sogliuzzo, il pallone dentro, Pesce l'allontana, ancora Peluso all'indietro, fallo commesso dal neo entrato Fusco, abbiamo esordio assoluto per lui con la maglia dell'Ercolanese. Pistola guarda al centro, il cross al centro dell'area, Borrelli la mette fuori, non è finita, ci prova Peluso dalla distanza e finisce qui. Dopo 6 minuti di recupero si chiude la contesa tra Ercolanese e Real Forio. I Granata battono i biancoverdi per 2-0. Allora, torniamo in studio, abbiamo visto le immagini, abbiamo parlato degli errori del Villaliterno, però secondo me anche il Forio sui 2 rigori poteva essere più attento, perché prendere 2 gol con difesa schierata, con giocatori che stanno sull'uomo contro uomo, addirittura a volte 2 difensori contro il giocatore che porta palla, in effetti è un po' da ingenui, vero Ugo, prendere quei calci di rigore. In entrambi i casi abbiamo il portatore di palla con un giocatore che si trova alle spalle e uno che si trova davanti. In una partita comunque del Canese è una squadra forte, quindi tu già vai là, è difficile fare il risultato. Poi se anche tu fai questi errori è normale che loro passino in vantaggio 1-0, 2-0, è normale che poi non ti fanno più fare niente. Allora mister, abbiamo visto i 2 rigori, secondo me un po' di ingenuità, lo ripeto, perché spesso il portatore di palla non si trova neanche con l'uomo contro uomo, ma portava palla con difesa schierata e si trovava addirittura più giocatori davanti. Se adesso chiedo alla regia, dopo ci andiamo a vedere la moviola, quindi sui 2 calci di rigore, ma la tua impressione qual è? Quella sì, quella che comunque anche ha dato a te, poi vabbè, c'è tanto da estrapolare per quanto poi riguarda l'emotività della partita, eh. Comunque si andava a giocare su un campo difficile, una squadra tosta, un ambiente particolare, a volte l'irruenza ti porta a fare degli errori, a volte che possono comprometterti una gara. Questo è, magari sicuramente il cruccio più grande. Giuseppe, è un Forio che subisce 2 gol, però raramente viene fuori e raramente ha una reazione che si possa chiamare tale. Sì, sicuramente il Forio in alcune partite anche abbiamo visto che ha difficoltà ad andare proprio alla conclusione. Sabato, domenica scorsa ha battuto il Alessandro Antonio Abate 1-0 e ha fatto un'ottima partita. Ma grande prestazione di Rubino, grande trovato. Prestazione di Rubino che spesso faceva il reparto da solo. Scusami se ti interrompo, però giocando così lontano dal centro, dalla porta avversaria, per Rubino anche diventa difficile trovare la stoccata. Esattamente, perché comunque tu hai di fronte una squadra forte, completa, una squadra, non dico per vincere il campionato, ma una squadra da vertice. E come ha detto anche Ugo prima, se tu già nei primi 10 minuti casi un calcio di rigore e poi non riesci più ad uscire, loro gestivano bene la palla e poi crei un altro calcio di rigore, alla fine lo stesso Rubino non è che poteva dare questa grandissima mano al Forio, un Forio che poi tra l'altro si è anche allungato e l'Ercolanese aveva spazi che diciamo che non ha voluto sfruttare. Non è stata capace di sfruttare. No, secondo me non evitava accelerazioni, preferiva gestire il pallone con il possesso palla, infatti se poi vediamo nel secondo tempo non ha creato quasi nulla per cercare il gol del 3-0 nonostante c'erano tanti spazi.
Vabbè, in effetti è un Forio che deve trovare ancora la sua dimensione. Possiamo dire che si parte, tanti acquisti, si rinnova la squadra. Certamente solo un momento quello del Forio. Come anticipato prima, il mister ha fatto buoni acquisti, Mario Pistola, Mario Sogliuzzo. Penso è solo un momento. Stesso Rubino che... Sì, lo stesso Gerardo. Penso è solo un momento dove spero, noi isolani tifiamo per tutte le isolane, quindi spero che ne esce prima possibile. Ok, in bocca al lupo al Forio. Andiamo a vedere adesso la Moviola, perché ci sono i due momenti topici del... della regia. La Moviola, ecco il primo. Logicamente vediamo il fallo e quello sì, che dicevo prima, c'è già Billoncino Monti che va a raddoppiare, quindi per l'attaccante... Sì, è Castaldi che mette giù Amoriello qui. Quindi in effetti rigore netto, tra l'altro difesa secondo me ben schierata, bisogna fare un po' di attenzione in aria. Non siamo qui alla giocata decisiva, arrivare per togliere il pallone dalla porta. Prima tu. Io penso sia stato ingenuità perché, come hai anticipato tu Enzo, penso stava lì, quindi magari lui o avrebbe tirato, penso Enzo l'avrebbe presa. Sì, stava in copertura, quindi. Prego, mister. Beh sì, nel concetto generale è quello, però ripeto, torniamo al discorso che ho fatto prima, lì in questo caso Giuliano, lui è un giocatore di tanta gamba, di tanta forza, di tanta aggressività, si è lasciato un attimino attrarre appunto da questo momento dove si poteva tra virgolette prendere gol, ma anche l'attaccante secondo me lì è stato bravo, ha rallentato, lui è arrivato da dietro non volendo far fallo. Esatto, l'attaccante in quel momento si trovava appunto come funzione da attaccante, lì ripeto, si è un attimino stoppato, dire, e Giuliano è arrivato. Danno procurato, sì. Il classico danno procurato, senza la volontà. Anche perché non è intervenuto, vedi, lui non ha messo piede, semplicemente gli ha inciampato tra i piedi. Okay. Andiamo avanti con l'altra immagine. E qui ancora... Qui è il numero 7 Seprano. Numero 7 Seprano a mettere giù Raiola. È andato proprio deciso. Aveva una questione personale da risolvere. Lo vediamo proprio, va là. Io penso sia peggio questo che il primo. Sì. Qua c'è più un'incenita. Là grande. C'è stato un po' di ingenuità. Qui qua un è proprio grande perché l'attaccante penso sta andando verso l'esterno. Là è anche non marcato, era pericoloso. C'erano due lì. Quindi anche... il 7 deve restare il raddoppio. Dietro fermo. No, doveva rimanere il raddoppio alle spalle del compagno di squadra, era la posizione più giusta. Assolutamente. È un'ingenuità forse che gli possiamo concedere a un 2004. Che... Forse ha visto che l'altro non gli andava sotto, ha detto come ci vado io, sistemo tutto. Sistemato. Un ragazzo okay. Che tra l'altro sta facendo molto, assolutamente molto bene, sì. È un ragazzo classe 2004, autore di prestazioni... davvero buone, sì, davvero sì, buone sì. E importanti, quindi dispiace per questo errore, però si è messo in luce l'anno scorso all'acqua nonostante la retrocessione, quindi per giocare comunque titolare in eccellenza e so che anche qualche squadra in più gli aveva messo gli occhi addosso, quindi bisogna avere pazienza poi con i ragazzi, con i giovani, lì sicuramente nell'economia di una partita ti ha fatto perdere qualcosa, però magari avrà imparato per il futuro. Sì, infatti vediamo i due under del Forio proprio che hanno causato il primo e il secondo calcio di rigore. Allora, di solito si dice non diamo spazi alle spalle e indietreggiamo un po' se non siamo troppo scoperti sui giocatori veloci, sugli esterni. Però quando si gioca poi troppo nella propria area può succedere quello che è successo, no mister? Beh, sì, assolutamente, poi sono ovviamente momenti della partita e situazioni che poi bisogna gestirla. Io come ho sempre sostenuto, ho detto sempre ai ragazzi, ai miei ragazzi, anche l'anno scorso l'ho detto mille volte, Ugo mi è testimone, in una partita ci sono tante partite e la vince chi è bravo a vincere le tante partite dentro di essa. Bisogna appunto leggerle quelle partite e portarsele
a proprio favore. Quella partita, in quel caso lì, quel 2 contro 1 con l'attaccante, l'ha vinta lui. Vabbè, in effetti c'è stato quasi un suicidio. Ok, ci fermiamo un attimo, penso che col Forio abbiamo chiuso. Pubblicità, dopo apriamo la pagina della promozione con il Barano. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Ciao, siamo il Trio Medusa e volevamo raccontarti di Caterina, che quest'anno è riuscita ad andare spesso al parco con gli amici. Poi c'è Michela, che con resilienza è riuscita a completare i suoi obiettivi nel mondo del lavoro. E che dire di Mario? È un portento nel mondo dell'hockey, non riusciamo più a farlo uscire dal campo. Perché questa normalità possa continuare per chi come Caterina, Michela e Mario soffre di distrofia muscolare, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Ordina il caffè di Wildm su giornatanazionale.wildm.org. Tutti i giorni su Tele Ischia, canale 81 del telecomando, segui Weekend Dance alle ore 22:45. Tutti i giorni su Tele Ischia, canale 81, Weekend Dance, la TV degli eventi. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe, ambulatorio veterinario della dottoressa Maria Pagano. Vieni a trovarci per visite di medicina generale, analisi cliniche con emocromo ed esami biochimici, con risultati pronti in pochi minuti, diagnostica ecografica e radiologica. Siamo organizzati per il rilascio dei certificati per le malattie scheletriche del cane. Presso il nostro ambulatorio è attrezzata una sala operatoria per chirurgia sia generale che specialistica dei tessuti molli, con impiego di anestesia gassosa, terapia del dolore e degenza post-operatoria. Offriamo servizio di nutrizione specialistico ad Ischia in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano, per la salute dei tuoi amici a quattro zampe. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni, realizzazioni personalizzate e su ordinazione. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica d'Ischia, una lunga storia senza fine. Torniamo in studio, abbiamo chiuso la pagina riguardante l'eccellenza, entriamo in quella della promozione. Abbiamo qui un protagonista, un bomber, gioca col Barano e sta facendo bene. Peccato per voi quei 3 punti iniziali che sono stati cancellati. Andando a vedere la classifica adesso, se avevamo quei 3 punti eravamo secondi. Quindi... Prego Giuseppe. Vediamola appunto, sia i primi risultati. Con la sconfitta a sorpresa del Procida in casa contro il San Vito Positano, poi 5-2 tra Gerola e Virtus Vesuvio Ottaviano, 4-2 tra Barano e San Sebastiano, 3-2 tra Fattamaggiore e Viribus Unitis, 0-0 tra Frattaminore e
Cerco da calcio, 2-2 tra Santa Maria la Carità e Sant'Anastasia, 1-1 il punto di svolta Oratorio Tomonella e 1-1 Terzigno quarto grado. La prima non vittoria del Santa Maria la Carità in questo campionato, però l'unica sconfitta l'ha avuta proprio contro il Barano in Coppa Italia. E tra l'altro mercoledì si giocherà il ritorno. Vediamo la classifica. Eccola qui, Santa Maria la Carità 19 punti, Procida 13, Agerola e Viribus Unitis 12, Fratta Maggiore 11, Barano, Virtus Vescovo Ottaviano, Cercolo e punto di svolta 10, Santa Anastasia 9, Longuenella 8, Quarto Grado e San Vito Positano 7, San Sebastiano 6, Terzigno 4 e Fratta Minore 3. Quindi capolista che merita, ma il Barano che non è da meno, possiamo dirlo. Sì, diciamo che Santa Maria la Carità, per quello che ho visto, vabbè, in Coppa mancavano 2-3 pedine importanti nella squadra, e per quello che stanno facendo un ottimo campionato. Per quanto riguarda noi, io penso che noi siamo una buonissima squadra, cioè il Barano per me ha fatto un'ottima squadra. Dobbiamo solo migliorare forse a livello di gruppo, quello è mancato soprattutto nelle partite dove non abbiamo fatto risultato. Già sabato si è visto qualcosa che sta migliorando, però dobbiamo continuare così e fare ancora meglio. Tuo giudizio sulle isolane, mister? Mi ricollego a quello che diceva Ugo. Il Barano ha una bella squadra fatta di, ne parlavamo prima con lui, fatta di giovani importanti, soprattutto con fame, poi condita da due esperti come Luca, De Simone, Ciro, Saurino, è il mix giusto per poter far bene. Poi sono giocatori giovani, ripeto, con fame e tanta qualità, no? Come lui, Cantelli, è arrivato Gigio Trani da poco, Igrem, Nicola, che comunque facevano parte comunque l'anno scorso dell'Ischia. Quindi credo che sia il giusto mix di qualità e di età per poter far bene. Può secondo me veramente ambire a qualcosa di carino. Poi sono giocatori che si sono formati, no? Sono giocatori che nonostante la giovane età si sono formati bene, secondo me hanno avuto un percorso di crescita con i vari allenatori avuti che li hanno portati comunque ad esprimersi in maniera secondo me molto molto importante. Il Procida sta facendo molto molto bene, si trova in quella condizione di classifica che ovviamente tutti gliela invidiano. Giuseppe, abbiamo un po' un cammino del Barano che sì, vogliamo guardare. Eccole qua le ultime 7 giornate, cioè dalla prima e alla 7ª giornata, un Barano che conquista 10 punti, fa 13 gol subiti, 13 gol fatti, 11 subiti, naturalmente per considerare lo 0-3 a tavolino contro il Donguanella, perché no, erano 13 punti, 17 gol fatti e 8 subiti, e la partita era finita 4-0. Poi dopo il pareggio con il Quarto Grado, il Barano ha perso due partite, una con la Virtus Vescovo Ottaviano, una partita che sicuramente potevano fare molto meglio, una partita che loro hanno giocato molto meglio della squadra avversaria. Invece con Sant'Anastasia, dopo che il Barano era passato in vantaggio, poi c'è stato proprio un blackout completo di tutta la squadra dagli ultimi 20 minuti. E poi c'è la bella vittoria di sabato contro il San Sebastiano. Vabbè, dopo il blackout c'è stato mister Ciro Mennella che ai microfoni venne un po' cantate, perché come ho detto io in precedenza è il gruppo che mancava, perché avevamo fatto un buon pareggio col Quarto, perché comunque il Quarto ha una buona squadra. Col Virtus Ottaviano la prestazione c'era stata, col Santa Anastasia invece stavamo giocando bene, siamo passati in vantaggio, poi non so nemmeno io cosa sia successo in campo. Che siete in campo. Quasi fermati. No, fermati, però diciamo che magari qualche errore di troppo dietro, qualche in generale della squadra, qualche errore di troppo ha causato questo blackout. E poi loro comunque hanno pareggiato anche col Santa Maria la Carità sabato, penso si stiano rialzando, perché comunque hanno una buona squadra anche il Santa Anastasia.
Secondo te il Barano può entrare in lotta per i playoff? Io penso, non vorrei essere presuntuoso, ma a mani basse possiamo dire la nostra nel campionato e fare almeno i playoff a arrivarci. Non dico a vincere perché penso... Poi dopo sono 9 punti. Già sono tanti, anche se quando io ho vinto il campionato con l'Ischia in promozione, il Pianura stava a 9-12 punti da noi. A un certo punto ha perso 2-3 partite di fila e noi le abbiamo recuperate. Quindi tutto può succedere, però io penso che almeno i playoff possiamo ambire facilmente ai playoff. Vabbè, la squadra mi sembra ben attrezzata. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ok, andiamo a vedere adesso le immagini, così ci rivediamo anche la palla in rete di Ugo Invernini. Allora, fischietto in bocca ed è iniziato Barano San Sebastiano. Con il cross a cercare il colpo di testa, il pallone resta lì alla fine! Viene spinto in porta da Capitan Micciche che ha battuto Castaldi. Mette giù, tocco per D'Antonio che chiude l'1-2 con la testa. Poi arriva il cross a cercare l'inserimento, il pallone si impenna sul mancino. Non lo prova, va col destro verso Cantelli che libera per D'Antonio, posizione giudicata regolare. D'Antonio crossa! Allora Cantelli con il sinistro va da Trani, il pallone è buono, Trani destro! Uno spettacolo, il primo gol al Don Luigi Di Iorio di Gigio Trani. E allora Molisso, tocco per Konaté in corso proprio da Saurino, Castaldi esce. 4 minuti più eventuale recupero alla fine del primo tempo con il destro e la risposta su Cefariello. Laino che va teso a cercare Selva, anticipo, scucchiaiata, Konaté ha sbagliato. E allora è iniziato il secondo tempo, prova a tenerla e la riesce a tenere in mezzo a due. Altra giocata di Cantelli che calcia, Simiuolo la perde, Trani di testa. Il cross a cercare il colpo di testa, ancora una volta da parte di Micciche che trova Cantelli. Si fa vedere De Luis e Cantelli se la sposta sul destro, chiuso, messo giù, calcio di rigore. Fischio del direttore di gara, parte Conte, la tocca ma non basta, il Barano trova subito il secondo pareggio. Barano che poi va centrale da Molisso che punta, salta De Simone, Molisso, salta pure Saurino, Molisso, 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 Castaldi, vuole partire Invernini, il pallone è per lui, il controllo messo giù, subentra Trani, messo giù pure lui, c'è fallo, attenzione, doppio giallo e rosso. Invernini, forse c'è fuori gioco, c'è comunque il rimpallo con Gargiulo e il pallone resta là. Che va a centrare da Torino, il pallone arriva verso Selva che scarica il destro del 15. Scucchiaiata di Cantelli per Invernini, controllo, Ugo! Invernini, quando conta, lui c'è sempre. Tocco per Trani, cross sul secondo a cercare Invernini, fischia il direttore di gara, sopra la barriera Castaldi, tocco per Saurino, movimento di Sorrentino non visto, visto quello lì di De Luis, crossa e se la ritrova lì Simiuolo, può accelerare Sorrentino che poi rallenta, giocata. E poi tocco per Invernini che può chiudere il match, Simiuolo che scucchiaia da Sorrentino, che punta, si fa vedere pure Fiorentino, il pallone per lui, Fiorentino, Simiuolo, di meglio, altro dribbling, tocco per Invernini, si fa vedere pure Conte, Invernini lo serve ora, Conte, 4-2 del Barano, doppietta, piano con il tocco verso Perna, che protegge e poi scarica per Selva, sovrapposizione, cross, deviazione, miracolo di Castaldi che si fa notare pure lui ed è anche l'ultima azione cartolina di questo match. Barano San Sebastiano finisce 4-2. Allora, torniamo in studio, allora, abbiamo visto le immagini. Allora Luca, una partita che si era un poco complicata col gol degli avversari, però voi l'avete tenuta in pugno. È stata una partita difficile, ma difficile perché loro dal primo secondo della partita
urlavano, cioè comunque entravano aggressivi, loro volevano fare il risultato, quindi noi ci siamo, siamo partiti un po' lenti, infatti abbiamo preso gol, poi penso dal gol abbiamo, non dico dominato, ma abbiamo fatto una buona prestazione. Poi abbiamo preso il secondo per un errore nostro su una palla inattiva e poi da là anche l'espulsione ci ha aiutato un sacco, siamo riusciti a vincere la partita. Quindi avete dimostrato che quando entrate in area avversaria fate male, perché diciamo che potevamo fare anche di più, perché dall'espulsione abbiamo avuto almeno altre 4-5 palle e abbiamo sfruttato meglio, partivamo sempre sui 4-5 contro 2 difensori e non riusciamo a concretizzare, infatti il 4-2 l'abbiamo chiusa penso all'ultimo minuto della partita. Possiamo dire che voi che avete giocato in eccellenza, ne siete in tanti, scendere di una categoria logicamente trovate una maggiore facilità di giocata. Sì, cioè da un lato è vero e da un lato no, perché comunque le squadre alla fine, soprattutto lì dietro, il difensore massiccio che diciamo non è che ti rompe un po' le scatole, durante la partita ci sta sempre come in eccellenza, cioè viene dietro, gomitate, quindi non è sempre facile trovare spazi, perché comunque si chiudono tanto loro dietro, le squadre avversarie. Sicuramente il livello non è come l'eccellenza, però almeno 2-3 squadre di questa categoria sono importanti per la categoria. Allora, mister, guardando le immagini... Come diceva Ugo, poi ho avuto modo di rivederla sabato, è stata una partita secondo me poi gestita nel migliore dei modi, a parte poi quelle sbavature che poi non hanno portato a nulla, ma è una partita che alla fine era in pugno, si vedeva. Poi, come abbiamo detto prima, come hai detto tu adesso, a parte il fatto di giocare in eccellenza, ma poi la qualità tecnica di tanti giocatori che il Varano può far veramente bene, con l'aggiunta poi di Gigio, lo stesso Cantelli, con la loro rapidità in questa categoria, magari veramente come hanno fatto bene in eccellenza, ma qui possono veramente ancora di più fare una grandissima, grandissima differenza. Sono giocatori che le altre squadre non hanno, lo stesso Nicola, non voglio dimenticare nessuno, parlavo un po' del reparto avanzato, e quindi sì, ha tutte le carte in regola per poter stare nel podio. Giuseppe, Invernini, gol diciamo di lunghezza, di altezza, perché se fosse stato 10 centimetri più basso non avrebbe preso il pallone. L'ho fatto a fuori l'anno scorso, c'è sempre questa spaccata, quindi per fortuna tengo il 45 di piede. 45 è quasi 2 metri di altezza, quindi arriva prima degli altri. Un gol da centravanti puro. Un gol diciamo alla Toni, dai. Alla Ibrahimovic ci ha provato, però poi... Il piede è quello lì, 45 per entrambi, quindi ci siamo. Un po' il problema dell'isola dopo i vari Mennella, anche Mazzella, trovare portieri diventa un po' sempre difficile, Angelo. È un ruolo particolare dove c'è bisogno di pazienza. Qualcosa secondo me un po' adesso, no? Guardando anche, fa piacere guardare i ragazzini in questo momento. Qualcosa tra i piccolini c'è, però bisogna attendere, bisogna poi tra avere i piccolini, la pazienza. Però poi dopo debbano avere pure il fisico, oggi senza fisico... No, piccolini si... intendo d'età, è ancora presto, quindi bisogna avere la pazienza di attendere e sperare che poi possano avere un buon futuro, perché poi è tutto non è detto, non è scritto. Come hai detto tu, no? A parte poi Gigi, lo stesso Di Chiara, Claudio l'anno scorso, di Claudio se ne è parlato sempre poco, diciamo, secondo me, sull'isola. E possiamo dire che è arrivato un po' tardi a certi traguardi. Ma sì, perché lui è un... Che classe ha Claudio? Lui è 90. Quindi già 32 anni, in effetti sono 4-5 anni che abbiamo... imparato, sì, a conoscere. Venne, diciamo, si rimise in gioco all'Acco con me, diciamo, il primo anno, il 19-20, e poi ha fatto, continuato a far quindi bene. Già aveva 29 anni. Sì, però lui è un po' particolare, lui ha sempre poi messo davanti allo sport, ha messo davanti il lavoro, ha dato altre priorità,
poteva far molto di più e fortunatamente l'anno scorso ha avuto la chance di potersela giocare con l'Ischia, perché era poi anche un suo sogno, un suo obiettivo di cui ne abbiamo sempre parlato. L'ha fatto molto bene secondo me, no? L'anno scorso, leggendo anche un po' i commenti anche dei tifosi quest'anno che lo invocavano ad essere uno dei pilastri per questa nuova Ischia, e quindi vuol dire che si è fatto apprezzare. Questo fa piacere per lui perché se lo merita, e fa piacere ovviamente anche per la scossarnata. Ok, abbiamo adesso delle immagini per la Moviola. Sì, vediamo la Moviola della partita. Ugo, commentala tu. Ma io penso che qua è il rigore netto. Se il rigore è su... Fa parte anche questo di reazioni scellerate dei difensori. Sì, perché anche qui Cantelli comunque stava cadendo. Sì, c'è tutta la difesa che sì, attendeva. Sì, però penso non ci siano dubbi sul rigore. Anche sulla linea proprio. Vabbè, io la linea fa parte dell'area. Sì. Calcio di rigore. Poi Daniele, quando ti nasconde palla col suo baricentro basso, se non la vedi più. Una volta che sei entrato è sempre fallo su Daniele. Andiamo avanti. Qui c'è il cartellino rosso, fallo di Gigio Trani, che è bravo qui a lasciare il piede. Ma il fallo è sull'attaccante o su Gigio Trani? Il fallo era prima su Invernini, quell'arbitro ha lasciato... Secondo me era fallo anche su di me, perché io l'ho sentito il gomito suo. Era fallo su di te, ma non da ammonizione su di te. Può essere che non era da... Invece poi Gigio poi è stato bravo lui a lasciare il piede, se vedete. Sì. È andato giù. Ma è diretta? No, già. Ah, ok. Quindi secondo me qui... ci sta. Vabbè, possiamo dire, cioè, ha fatto due falli subito. Ammonizione e rosso diretto. Un fallo su uno e fallo sull'altro. Ok, andiamo... espulsione che logicamente ha permesso poi di giocare meglio, no? Ci ha aiutato un sacco. Che poi è uno dei centrali che è uscito. No, era anche colui che ha fatto la doppietta. Molto bravo. Cioè, sì, ha fatto la doppietta lui. Il difensore centrale loro. Ma oltre a fare la doppietta, era bravo a difendere, comunque, come ho detto prima, dava fastidio, soprattutto a me davanti. Ok. Sono finite le immagini di Moviola, abbiamo Mister Ciro Mennella ai nostri microfoni. Oggi una vittoria molto importante, un Barano che due volte passa sotto del punteggio, ma riesce in entrambi i casi a pareggiare e poi a portarsi a casa i tre punti. Sì, è stata una partita sofferta, merito degli avversari, specialmente nel primo tempo erano più grintosi, più vogliosi, avevano veramente fame e voglia. Poi nel secondo tempo, bene o male, la partita si è messa sui binari giusti, abbiamo creato più occasioni. Va bene, partita molto sofferta, va bene così oggi. Un Barano che è migliorato minuto dopo minuto, ma che soprattutto a livello mentale e psicologico è sempre rimasto in campo e ha imposto poi con il passare dei minuti il proprio gioco, ed è riuscito anche grazie alla mentalità a portarsi a casa questa vittoria. Sì, come ho detto prima, merito soprattutto agli avversari, che noi venivamo comunque da due sconfitte, quindi psicologicamente probabilmente eravamo un po' contratti inizialmente. Poi man mano la partita si è messa sui binari giusti, pure a livello tecnico il secondo tempo si è giocato meglio, si è creato qualcosina in più, e poi nel finale, nelle ripartenze, si sono create ancora due o tre occasioni che pure dovevamo sfruttare meglio. Ora testa sabato prossimo contro il Viribus Unitis nel tentativo di cercare un'altra vittoria in campionato. Ma come dico sempre, noi o giochiamo in casa o giochiamo fuori casa, noi andiamo sempre con la voglia di vincere le partite. Poi delle volte ci si riesce, delle volte no, ma purtroppo il calcio è questo, il bello dello sport è questo, si vince e si perde. L'importante è che c'è sempre la voglia di andare per vincere le partite. Ok, complimenti a Mister Mennella per il risultato, un Barano che quindi va
sta cercando di recuperare i punti persi anche a tavolino. Sentiamo anche Conte, abbiamo l'altra intervista. Nicola Conte, oggi autore di una doppietta importantissima con cui hai aiutato la tua squadra a ritrovare i tre punti. Sì, venivamo da due settimane difficili e oggi era importante vincere questa partita. Un Varano che è cresciuto minuto dopo minuto, che poi è riuscito a trovare i propri equilibri e ha dominato, possiamo dire, sul San Sebastiano e soprattutto anche grazie alla propria mentalità con cui oggi siete scesi in campo siete riusciti a trovare i tre punti. Non so se abbiamo dominato, però diciamo la partita si era messa in una maniera un po' complicata. Siamo stati bravi a crederci sempre e a ribaltarla. Che emozione ti dà comunque essere consapevole di aver aiutato la tua squadra con due gol importanti, soprattutto prendendoti la responsabilità di calciare un rigore che pesava, dato il risultato che era sul pareggio? Sì, quest'anno sono io che sto tirando i rigori, quindi è giusto che io mi prenda le mie responsabilità. Poi sul secondo gol è stato bravo Invernini, lo devo ringraziare. Un bel giocatore Conte, a me è sempre piaciuto quando era al fuori e tutto. Purtroppo non riesce a dare continuità alle sue prestazioni, a volte a centrocampo non ha quella velocità per poter essere determinante, eppure ha grandi mezzi tecnici. Mister, tu come la vedi? Beh, l'anno scorso venne con noi nel mercato invernale, Nicola, e è quello che dici, nel senso che per me è un giocatore dalle doti importanti, qualitative, bene con entrambi destra e sinistro, ha delle doti balistiche importanti, riesce bene nel gioco aereo, ha un terzo tempo forse come pochi, potrebbe secondo me fare più ruoli con noi, diciamo, a parte come play. Ha fatto un po' la mezzala nelle sue apparizioni, il tre quarti, abbiamo provato qualche volta in allenamento a farlo a fare anche il difensore centrale perché c'è dei buoni. Lui è un giocatore... quello potrebbe essere in una categoria superiore il suo ruolo, perché centralmente potrebbe avere quei tempi di giocata che sono più comodi per le sue caratteristiche. Ma assolutamente, lui può fare tutto, è un giocatore intelligente, poi soprattutto è una persona umile, è una persona che è professionale, mai fuori posto, mai fuori luogo, può fare, poi è ancora giovane, può ancora dire la sua. Nel 96, anche, se non sì, sbaglio. Può ancora fare tanto e glielo auguriamo. Okay. Comunque un Varano ben strutturato, perché come abbiamo detto, sì. 96 Conte, poi De Simone, Saurino 84 e poi tanti ragazzi di qualità, giovani che però hanno maturato anche delle esperienze importanti. Quindi a mister Mennella l'onere e l'onore di poter portare fino in fondo questa squadra. Andiamo a vedere l'altra squadra del nostro bacino che gioca in promozione, che è l'Isola di Procida. Purtroppo una sconfitta un po' amara che frena la sua corsa verso la vetta. Allo stadio Spinetti di Procida i padroni di casa perdono 1-0 contro il San Vito Positano. Pronti via, al quarto minuto ci prova Gadaleta da pochi passi, ma il portiere avversario para la conclusione. All'ottavo minuto, episodio da Moviola. Raya tira e il pallone si stampa prima sulla traversa e poi cade a terra a ridosso della linea di porta. Il giocatore esulta, ma per il guardaline il pallone non è entrato. Queste sono le immagini a nostra disposizione. Un altro caso da rivedere arriva al minuto 23, stavolta a parti invertite, per un gol annullato al Procida per fuorigioco, anche se in questo caso di dubbi ne restano veramente pochi. Un minuto dopo arriva il vantaggio ospite con Pagliuca, che sfrutta di testa un cross dalla sinistra e fa 1-0 per il San Vito Positano. Al 40esimo, isolani vicini al pari con Gadaleta, ma la sua conclusione esce di poco. Il primo tempo si chiude dunque 1-0 per il San Vito Positano. Nella ripresa, il Procida attacca alla ricerca del pari, ma presta il fianco ai contropiedi degli avversari. Al minuto 8, dopo aver battuto un calcio d'angolo, la formazione di casa subisce un pericoloso contropiede, salvandosi in extremis nella propria area di rigore. Al quarto d'ora, Procida ad un passo dal pareggio. Parabola di Toni Costaiola su punizione dal limite dell'area,
ma a negargli il gol è Agrillo che salva di testa ad un passo dalla linea di porta. Nei minuti seguenti lancio millimetrico per Lorenzo Costaiola che aggancia e tira da buona posizione, ma il portiere ospite Palumbo si supera e tiene ancora la sua squadra in vantaggio. Col passare dei minuti aumenta il forcing del Procida. Al 32esimo passaggio filtrante per Gadaleta che tira e colpisce la traversa pareggiando almeno il conto dei legni. Nel recupero pericoloso colpo di testa di Veneziano in area di rigore, ma ancora una volta il portiere ospite interviene. Negli ultimi istanti di partita si infiamma ancora di più l'ambiente per un presunto fallo in area ospite del San Vito Positano, ma l'arbitro lascia correre. Esaurito anche il recupero, il match termina con la vittoria per 1-0 del San Vito Positano contro il Procida. Purtroppo Procida amara per la squadra che in casa non riesce a fare risultato. Noi ci auguriamo che il Procida ha giocatore e qualità. Mister Iervolini. Sta lì sopra in classifica, sta anche al secondo posto se non sbaglio, sì. Quindi si è disputato comunque un ottimo campionato. Poi ci sono i fratelli Costaiola che hanno sempre dato il loro contributo importante. Ma soprattutto capace anche di giocare in eccellenza, però in promozione fanno la differenza e la fanno in modo anche abbastanza netto. Quindi in bocca al lupo alla Procida. Adesso andiamo a vedere il prossimo turno, sia per quanto riguarda la promozione che per quanto riguarda l'eccellenza. Vediamo prima quello di eccellenza, dove l'Ischia giocherà sul campo dell'Atletico Calcio a Cardito, dovrebbe essere sabato alle ore 15. Poi ci sta il Real Forio che gioca domenica mattina, dovrebbe giocare domenica mattina in casa alle ore 11 contro il Saviano. Poi le altre, Pompei, Sant'Antonio Abate, Massalo Brenz, Givova Caprena Capri, Napoli United Savoia, Acerrana Maddalonese, Casoria Albanova, Monte Calcio Ercolanese e Villa Literno Pomigliano. Vediamo quell'altro prossimo turno che è quello della promozione con Cercola al punto di svolta, Don Guanella Fratta Maggiore, San Sebastiano Santa Maria la Carità, San Vito Positano Real Fratta Minore, Santa Anastasia Algerola, Viribus Unitis Barano, Virtus Vesuvio Ottaviano Terzigno, Quarto Grad Isola di Procida. Da ricordare che il Barano giocherà mercoledì in casa della Santa Maria la Carità, il ritorno di Coppa Italia. Il Barano all'andata vinse 3-1 con tripletta del signore che abbiamo qui, e quindi ci sarà il ritorno. Vabbè, che partita ti aspetti? Difficile, perché difficile. Dipende, se loro sono una squadra importante. Noi dobbiamo andare lì con la consapevolezza che siamo forti anche noi, ci possiamo giocare, vogliamo andare avanti in Coppa, quindi andiamo là e dare il massimo. Non farti buttare fuori, sapete, sei importante, dobbiamo continuare questa Coppa. Quindi... No, è capitata quella situazione purtroppo. Poi in realtà non è che ho preso tante espulsioni nella mia carriera. Ti sto seguendo un pochino di più, ti vedo un pochino più... Penso fa piacere a tutti avere... sia Cantelli da un lato, Gigio, comunque poi con Gigio mi sono sempre trovato bene. Quindi per un attaccante penso è la cosa più bella. Arrivano parecchi palloni in aria. Dopo un anno fermo, penso che... Hai quella fame di giocare che prima... Mettendo da parte tutto, dolori, tutto, sì. Per giocare. Prossimo turno dell'Ischia, come la vedi, Angelo? Beh, è una partita ovviamente sulla carta abbordabilissima, poi è ovvio che poi bisogna sempre giocare le gare, come abbiamo detto all'inizio, poi ti chiami Ischia e oltre a chiamarti Ischia sei prima in classifica, quindi gli avversari sicuramente sono quelle partite che non si motivano, no? Si motivano da sole, quindi gli avversari, però certo. L'importante è per la squadra che è capolista andare in campo sempre con la giusta carica. Sono quelle classiche partite dove quando... vinci non hai fatto nulla, se le perdi le pareggi hai fatto una figuraccia, no? Però siamo certi che poi alla fine l'Ischia, per le doti che ha il mister, la sapranno motivare bene anche per gli errori tra virgolette fatti nelle ultime due partite, le due sconfitte, no? Quindi avranno imparato la lezione sicuramente. Vabbè, quelle possono essere un bagaglio importante se vengono assorbite nel modo giusto. Ok, siamo proprio in chiusura, io ringrazio i nostri ospiti,
Ugo, in bocca al lupo, grazie per essere qui, tanti gol per te. Grazie a voi. Mister Angelo, ti auguro una bella panchina prossimamente, per, sperando che la società ti faccia venire e non ci crei un altro stop. Ok, in bocca al lupo anche a te. Grazie, e grazie. Che possa trovare la giusta collocazione nel calcio. Grazie Giuseppe, appuntamento per tutti, a lunedì prossimo con A Bordo Campo.